L'aperitivo è il rito che mette d'accordo tutti. Basta poco per renderlo perfetto. Del goloso finger food creato da uno chef per nulla ordinario. Un buon drink preparato da un campione del mondo. Ed ovviamente la giusta compagnia. Solo così, rilassandosi e raccontandosi, magari partendo da un tema, si può dar vita a delle aperistorie. Ma che meraviglia! Ciao Rossella! Dove siamo? Ciao! Qua dice tutto il posto, bellissimo. Bellissimo. Fantastico. Infatti, per l'amica che ho invitato oggi al nostro aperitivo, volevo una location wow. Storia, architettura, pura eleganza si fondono in questo hotel, il Majestic, che tra l'altro è un palazzo neoclassico di fine 800 nel cuore della dolce vita romana. Beh, una location bellissima e noi ci siamo già ambientati. Sì, ci stiamo lasciando ispirare da questo fascino senza tempo. Ma tu hai detto una parola chiave, però. Cosa? Amica. Tua amica, hai detto una tua amica. Quindi un indizio ce l'hai già dato involontariamente. Ma facci capire qualche altro indizio per capire, insomma, chi è. Mannaggia, ho detto amica. È una donna, ormai. Un'imprenditrice, è una blogger, è un estetista anche, che ha rivoluzionato il concetto di bellezza, perché lei ne parla su questo tema in maniera molto ironica, non convenzionale, assolutamente cinica. Ragazzi, io credo che sia arrivata. Ah sì, adesso ho capito. Basta, zì, non svelate troppo, aspetta. Ciao! Piacere mio. Ciao cara. Cristina Fogazzi, alias estetista cinica. Cristina ha rivoluzionato un po' il concetto di bellezza. Tu ne parli in maniera non convenzionale, in maniera ironica. Ci hanno sempre proposto dei modelli aspirazionali. Cosa vuol dire? Per venderti la crema antirughe mettono la foto di una ventenne che le rughe non le ha. Tu ti senti meno bella della ventenne e pensi che comprando la crema chiudi questo cerchio. No, in realtà non devi usare la crema perché è anche una gioia prenderti cura di te. Cioè, io quando sono andata sui social network ho 45 anni, sono una donna normale, ho una taglia 44, quindi le persone hanno visto una persona normale. È nella normalità la bellezza, non nei modelli, hai capito? In Sharon Stone, che ce n'è una in tutto il mondo. E sarà sempre un modello irraggiungibile, però è molto frustrante continuare a proporre questo tipo di modelli perché non arriviamo tutte a 60 anni come Sharon Stone. Certo. Bruno, abbiamo marinato il salmone con un'essenza di ciliegia, sale, pepe, olio. Adesso l'ho tagliato e lo sto arrotolando semplicemente per dargli una forma che possa raccogliere il caviale di miso. Ci occupiamo di bellezza, insomma, un po' di cellulite, sono tutti problemi tra virgolette. Hai no? Un master in cellulite, ho letto questo. Che vuol dire? Allora, la cellulite mi ha sempre divertito molto perché sulla cellulite girano più leggende che sul mostro di Loch Ness. E tu che cosa dai? Che consigli dai? Allora, che consigli do? Innanzitutto cerco di capire se ce l'hanno. Ecco. Perché devi sapere che su 10 donne che ti dicono sono piene di cellulite, forse ce l'hanno in 3 la cellulite. Ah. 3 ce l'hanno, 4 sono fissate e le altre devono dimagrire. Okay. Cioè la statistica è questa. Assodato che uno abbia la cellulite, che cosa deve fare? Guarda, una cosa che non dice mai nessuno, tutti parlano di trattamenti miracolosi, è che spesso la cellulite è correlata a quello che si chiama vizio posturale. Ma tu... Vizio posturale, tu che balli puoi saperlo. Il fatto che noi camminiamo bene o male influisce su tutto il ritorno venoso e linfatico delle gambe, perché la pianta del piede è la pompa che spinge in su sangue e linfa. Se tu appoggi male la pianta dei piedi, ti viene la cellulite. Peggiora la microcircolazione e questa cosa può far venire la cellulite in chi è predisposto. Okay. Perché cioè, volevo vedere le tue scarpe, ma sono nuove. Sono nuove, mannaggia. Bisogna controllare come si consumano le scarpe. Quando ci sono quelle scarpe consumate proprio in maniera irregolare, o tutte sull'esterno o tutte sull'interno, di solito è un sintomo. O in maniera, diciamo, non omogenea tra il piede destro e il piede sinistro. C'è qualcosa che non va. Ma scusa, fammi capire con tutto questo giro qua che gusto vuoi dare al drink. Grazie. Sicuramente, Roberto, il drink saprà di acqua infusa al cetriolo, del mosto, dell'uva che ho utilizzato all'interno, del miele e di un sacco di ingredienti come lo zenzero, la vaniglia. Super aromatico, quindi. Pieno di gusto, Robby. Parliamo di rughe, invece, perché rughe, pelle grassa... Una delle mie frasi più citate è che la crema antirughe non esiste. Ma è vero. Ragazzi, la crema antirughe non esiste. Pensa a tutti i soldi che mia moglie mi ha fatto spendere per la crema antirughe.
Guarda, la cosa più importante per la pelle è la detersione. La detersione? Sì, è il fondotinta, l'illuminante, il blush. Sì, il primer. Il primer. E poi c'è un altro tema, l'inquinamento. Se tu ti passi qualcosa sul viso la sera, anche se sei struccata, togli una patina grigia, che è lo smog, e questo alla pelle fa male. Vedi Bruno, questa è la sferificazione. Alginato, miso, bagnetto di calcio e poi risciacquiamo in acqua normale. Insomma, quando si prenderanno all'interno dell'aria rustica queste palline scoppieranno, ci sarà tutta questa profumazione particolare, questo sapore buonissimo. Bellissimo, Robby. Quindi più dici la verità, più la gente ti cerca. Ma secondo me c'era bisogno di questo tipo di approccio, perché nel mondo dell'estetica ci stanno raccontando che ci sono le cose che fanno i miracoli da quanti anni? Da sempre. E i miracoli però... Un po' ti condizionano però, perché quando leggi questa crema è miracolosa, una tua amica te la propone, tu subito... Però poi la usi, e io lo dico tutti gli anni, quando finisce l'anno. Vi voglio dire che anche per quest'anno il miracolo nel campo estetico non l'hanno ancora scoperto, se lo scoprono vi tengo aggiornate. Ecco, è vero, è vero. E secondo me c'era bisogno di un approccio onesto e anche di smettere di far credere alle persone che tutto si possa cambiare, cioè che il nostro corpo sia fatto di pongo. Adesso Bruno, metto le alghe in padella, una scottatella con un pochino di olio, magari una puntina di sale, e gioco fatto. Noi parliamo soltanto di donne, ma ci sono anche uomini che vengono da te? Sai, allora, io dico sempre che quella della cosmesi maschile è una grande bufala, perché l'uomo... Pure quella. Ascolta, l'uomo eterosessuale italiano medio si lava con lo shampoo. Come? C'è cosa? Quelli che si lavano tutto col sapone di Marsiglia. Tutto. La faccia? Tutto. Però quelli che si lavano tutto con lo shampoo. Sì. Quelli che sono andati avanti per un mese a lavarsi col balsamo perché prendevano un flaccone a caso, balsami costosissimi delle mogli, utilizzati, e dopo un mese a dire sai che però non lava bene. Roberto, hai sentito? Io penso che ho scoperto la differenza fra balsamo, shampoo e sapone dopo essermi sposato, perché prima pensavo si utilizzasse sempre la stessa cosa. Io che lo shampoo lo uso una volta a settimana, uso proprio. Però adesso devo essere sincera, comunque ci sono tanti uomini che... usano contorno occhi. Tanti uomini, ma in percentuale rispetto a quelli che si lavano col sapone di Marsiglia, credimi che sono sempre pochi. Ma te cosa ne pensi, Bruno? Cioè, alla fine ci laviamo anche noi, Beh, io la verità è che stasera una bella mascherina me la faccio, dai. Ci sono tante ragazze, anche giovanissime, che si rivolgono a te? Ci sono tante ragazze giovani e spessissimo io le tranquillizzo e le rimando a casa, nel senso che... Ah, le rimandi a casa? Sì, perché spesso le ragazze molto giovani sono più che avere un reale problema, sono fissate, e poi secondo me una ragazza molto giovane, prima di buttarsi sul trattamento estetico, magari mangia un pochino meglio, fa un pochino più di sport, cioè mi sembra un approccio più sano rispetto che fare su una ragazza molto giovane già un trattamento. Certo, cioè questa è una questione secondo me anche di etica poi di ognuno, no? Ma quindi hai usato per il garnish la mela, una marena, vedo, e poi cos'altro? Praticamente, Roberto, una foglia di banano, uno stuzzicadenti di metallo. Tutti questi ingredienti uniti mi hanno ispirato per ricreare quello che è la coda variopinta dell'uccello del paradiso. Spettacolo. Questa donna rompe tutti i cliché, questo l'ho capito. Questo è sicuro. Il tuo concetto di bellezza, lasciaci con una perla di Cristina Fogazzi, alias estetista cinica. Il mio concetto di bellezza è sicuramente che deve essere un modello inclusivo nel quale ci stiamo dentro tutte. Non deve essere bello. Una cosa. Questo mi è piaciuto molto. Ecco, è la nostra beauty paraguru. Questo l'hai detto tu, sì, però. Sì. Ecco. Sai, più di beauty guru, non volevo essere l'ennesima. No. Tu sei paraguru. Esatto. Cristina, sai che facciamo? Andiamo da altri paraguru. Che sono che qui. Che meraviglia. Sono qui. Ecco. Ehi. Le nostre bellissime ragazze. Ma buongiorno. Ciao ragazze. Abbiamo ascoltato tutta la vostra storia, ma all'ape ci abbiamo pensato noi. Molto bene. Ape. Preistoria. Abbiamo cercato insomma di interpretare il concetto di bellezza, ovviamente ognuno nel suo campo. Io parto con queste tavolette che rappresentano una grafica di Utamaro, quindi è la bellezza stampata, vista da un pittore che non dipingeva belle donne fondamentalmente, ma dipingeva donne valorizzandone i tratti migliori. Qui, ovviamente stando in Giappone, ragioniamo e lavoriamo a livello di ingredienti con dei prodotti che riprendono un pochino anche le note giapponesi.
giapponesi, quindi dal salmone marinato con un'essenza di ciliegio, un caviale di miso e delle alghe leggermente croccanti. E lo accompagniamo con questo drink, il cui nome è Purple Bird. È ispirato alla bellezza della natura e per realizzare questo drink praticamente mi sono lasciato un po' così far coinvolgere dai colori che contraddistinguono l'uccello del paradiso, che è molto famoso per le sue tecniche di corteggiamento. All'interno trovate quello che è il gusto del miele, del mosto dell'uva, dello zenzero e un'infusione di acqua al cetriolo. Ma che meraviglia! Stupendo! Quindi non vi resta che assaggiarli. Ma devo anche dire che le mie follower si chiamano fagiane, mi sembra. Ah, le fagiane! Mi sembra è il bicchiere giusto. E allora? Non si può fare cinema. Non si può fare. Vedo che la rustica e il drink mi sono piaciuti. Buonissimi, complimenti. Grazie, veramente. Speriamo di aver interpretato al meglio, insomma, l'essenza della bellezza. Allora, Cristina, è stato veramente bello averti qui, noi siamo contenti, però non possiamo lasciarci così con un ciao, Dobbiamo lasciarci con una fotografia, Bellissimo. Da mettere poi nella bacheca delle nostre aperistorie. Bellissimo. Faccio io? Vai, vai Rossella. Un bel sorriso a tutti quanti, Ragazzi, Cristina Fogazzi è veramente un vulcano di personalità, di idee. Sì, decisamente. Poi condivido in pieno, insomma, la sua visione dell'estetica, così, questo canone di bellezza, mi piace. Certo che Roberto avremmo potuto chiedergli qualche consiglio anche per noi, Sì. Belli, Desia, vedo il numero, la chiamate, la Cristina. La chiamiamo, la chiamiamo, ma prossimo ospite, l'uomo donna. Donna. Oggi donna. Beati tra le donne. Ci va bene, Lei è un'amica con la A maiuscola, è una attrice poliedrica, una conduttrice brillante, una mamma speciale, è una moglie affettuosissima e non ha mai fumato. Questo lo vedremo, eh? Ma che ne sai? Oggi vi faccio una sorpresa. Vabbè. Vedrete. Non ha mai vedrete. Fatto pazzie, non ha mai tradito, sempre fedele a se stessa e ai suoi valori. Sarà vero. Come sarà vero? Ragazzi, sta arrivando. Vado a scoprirlo allora se è vero. Ma tanto so tutto, ragazzi. Ti aspettiamo qua. Vi aspettiamo qua. Guarda. Eccola! Eccoci qua! Eccoci qua! Eccola qui, Tosca d'Aquino. Con te volevo parlare di fedeltà oggi. Esatto. Un argomento bello... Bello tosto. A 360 gradi però. Allora, intanto so che sei sempre stata fedele al tuo desiderio di fare l'attrice sin da bambina, giusto? Allora, mi piace questa idea di fedeltà intesa proprio come vocazione. C'è un grande scrittore, Chekhov, che diceva: e quando penso alla mia vocazione non ho più paura della vita. E questo è bellissimo, perché effettivamente è una vocazione intesa come proprio una missione della vita e poi anche come vocazione intesa proprio come io sono anche fedele alla fede, perché sono molto credente e praticante. Tutte queste cose unite ti aiutano, ti sostengono, ti sorreggono e non ti fanno avere più paura di niente. La tua è proprio una vocazione. Tu da bambina arrivavi lì e ti facevano recitare qualcosa, la poesia. Allora, io credo di aver deciso di fare l'attrice nella pancia di mia madre. Ah, nella pancia. Sì, perché ti dico questo? Perché andando dalle suore avevo 3 anni e già facevo tutto io. Sai, quei saggi, c'era un bel teatro in questa scuola di suore, la Regina Missionum, e piccola così facevo la protagonista, e sempre. E dici uno spettacolo. Allora, a 6 anni penso ho fatto Non ti pago di Edoardo De Filippo completo, che sono 2 atti, e facevo il ruolo di Titina De Filippo. A 6 anni? 6 anni, memoria d'acciaio, mi ricordavo tutto. E la cosa carina è che appunto facevano i provini e non ce n'era per nessuno. Fino alla terza media ho avuto sempre il ruolo da protagonista. Tu hai fatto anche l'Accademia di Arte Drammatica. Sì, d'amico. E ti sei trasferita a Roma perché tu vivevi a Napoli. Sì, e ho anche questa storia che racconto sempre nelle mie interviste, che i miei genitori, papà lavorava alla SIP, hanno venduto casa e comprato casa a Roma prima di sapere l'esito di questo provino all'Accademia. Stupendo. E probabilmente Rossella è stata
tale la disperazione di sentire questo grande senso di responsabilità che mi ha fatto passare, perché sai, ci sono veramente tantissimi ragazzi che cercano di fare questo provino e ne entrano una ventina. Certo, certo, è difficilissimo. È come la tua entrare. Accademia di danza. Assolutamente, assolutamente. Tu sei entrata e da lì, però, noi ti conosciamo come attrice poliedrica sicuramente, però tanto comica, però tu sei una grandissima attrice anche drammatica. Facendo l'accademia proprio, chiaramente si studia principalmente il teatro, per cui io ho fatto tanti ruoli anche classici, e uscita dall'accademia ho avuto la fortuna di cimentarmi in alcuni ruoli, in alcuni film anche drammatici, ma poi probabilmente la mia strada ha preso una direzione diversa, forse proprio con questo film che è stato Il Ciclone di Pieraccioni, che lì un po', no? Cioè. E da lì è partita una carriera più brillante, più comica. 2.6. Sto filtrando il drink all'interno del mixing glass che mi aiuta a sporzionare il cocktail nelle pipe. Perfetto, io devo scegliere la rustica però. Vuoi la mano? No, ce la faccio. Sei sicuro? Te le mangi, io poi le mangio, lo sai che mi piacciono. Allora, qui si parla di fedeltà. Fedeltà, sì. Per esempio, anche nelle amicizie. Tu sei una delle poche che ha tante amicizie in questo ambito. Infatti, tu non mi scapperai. Ormai ci conosciamo ormai già da un po' di anni e rimarrà per tutta la vita. Sei contenta? Sì, sono contenta. Guarda, io credo veramente di avere delle amicizie dell'infanzia. Cioè, come fai ad avere tante amicizie? Sì, tante nel mondo dello care. Spettacolo si sì, dice, insomma, sì. Che poi alla fine non è che siano proprio così vere. Invece tu le costruisci, sì, ci sì. credi? Sì, ci credo, le costruisco. E devo dirti che tanto, ma ricevo tanto, perché è anche una questione un po' di energia, no? Alla fine, se uno dà, poi riceve anche. Roberto, e tu cosa ci stai mettendo sopra la rustica? Io sto mettendo una tartare di scampo crudo che andrò ad abbinare a una crema di topinambur, una gelée di agrumi, un pochino di miele di fiori d'arancio e dei fiori d'arancio essiccati. Questa è un po' la composizione bella della colorata. Mia rustica. Certo, soprattutto buona. È difficilissimo che mi perda un'amicizia via via. Arriviamo anche all'amore. In amore, quanta fedeltà c'è? Allora, in amore sono molto fedele. Io mi dono a te, tu ti doni a me e non c'è questa esigenza del tradimento. Sicuramente forse nasce l'esigenza nel momento in cui una donna non è più felice. Certo. Non è felice, il rapporto comincia a scricchiolare e quindi c'è anche forse l'esigenza di tradire, altrimenti io devo dirti non ho proprio questo. Tu non hai mai fatto una pazzia, non hai mai fumato, non hai mai tradito, sembri una bacchettona, Bacchettone in questo senso, perché pensa, feci anche un periodo di analisi, perché è sempre molto interessante. No, perché? Perché mi sono separata e poi ho divorziato dal primo marito, era un momento di grande sofferenza, okay. E quindi andai in analisi, perché forse questa esigenza di essere sempre così presente a me stessa è anche sbagliato, un po' forse bisognerebbe lasciarsi andare. Ma c'è un momento che tu conosci molto bene, che è quello dei dolci. Eh sì, ebbene e della parmigiana di melanzane. La parmigiana, se c'è la parmigiana, Tosca non si tiene. La cediamo proprio, non ci sono più freni inibitori. E invece, continuando a parlare di questa fedeltà in amore, no? Ci piace un po' immaginarti, perché noi ti immaginiamo anche col tuo piripì, dai, diciamo, lo so che non ne puoi più adesso. Però effettivamente è stato così. Un gesto, un tormentone che poi, insomma, tuttora, sono passati, pensa, 23 anni dalla nascita di quel film del Ciclone, tuttora la gente me lo chiede. Tu seduci così, facci capire, perché noi ti immaginiamo così. Allora, sicuramente la mia è sempre stata una seduzione legata al fatto di essere comica, di essere buffa, non è stata mai una seduzione di femme fatale, per cui si può riassumere anche con questo gesto, perché no? Ma te cos'è che seduce in una donna? Ma allora posso dirti, Roberto, che quello che mi ha fatto innamorare, per esempio, di mia moglie è stata la semplicità, il sorriso, la spensieratezza con cui mi guardava la prima volta. Bene, io l'energia negli occhi. Cioè, proprio quando vedi quel brillore, quel bagliore. Se ti guardassi così, guardami troppo. Cioè, Massimo, il tuo marito l'hai conquistato così? Sicuramente col gioco. Intanto, guarda, io do un po' una fregatura, perché inizialmente mi piace moltissimo fare la parte della donna molto colta. Poi, sicuramente con lo spirito. E non da ultimo, anche secondo me un buon piatto cucinato con amore. Un po' l'uomo va preso un po' per la gola, anche quello, eh? Benissimo. Un po' di cose insieme. Un po' di cose.
Bruno, io intanto ho affumicato la campana, così quando poi apriranno le ragazze, insomma, la preparazione, si sentirà questo profumo di fiori d'arancio leggermente affumicato che invadrà tutto quanto l'ambiente. Ah, Roberto, a proposito di fumo, io sto creando invece un'area di tabacco in onore di quello che Hemingway faceva fumando il sigaro. Senti, a proposito di cose buone, vogliamo andare di là? Che cosa c'è? Che c'è una sorpresa per te. Dai, andiamo a vedere. Tosca, adesso ci darai una prova di seduzione alla tua maniera. Intanto eccoli qui. Ma buonasera, complimenti. Hai visto? Bellissimo. Allora, dai, una prova di seduzione, per esempio con Roberto. Così. Allora, con Roberto a maniera un po' spiritosa, vedi un po' uno sguardo così, un sorrisino e poi... Piribi! Fatto, ci sto. No, cena, lo trattengo. Cena. Subito. Noi abbiamo inteso un pochino il tema della fedeltà in due modi un po' differenti. Io ho giocato un po' sul bianco, quindi utilizzando il bianco e i fiori d'arancio, ovviamente, che sono un po' legati al bianco e alla fedeltà, il filo conduttore di quello che è il sacramento del matrimonio, di quello che è il colore bianco in sé per sé, quindi questo colore candido che ricorda appunto la purezza. E ho lavorato alla base della rustica con questo profumo di affumicato leggero di fiori d'arancio, una sfera di scampo, gelatina all'arancio e lime e una punta di miele, sempre ai fiori d'arancio. Stupendo. Il tutto, guarda, leggermente affumicato, e intanto che Bruno spieghi tu, io faccio questo e farò che meraviglia, semplicemente. Stupendo. Stupendo. La leggera affumicatura. Meraviglioso, complimenti. Questo me lo dovrai rifare subito poi a casa. Subito a casa. Io invece vi racconto una storia un po' di fedeltà, diciamo, diversa, legata al mondo e la storia del bar. Lo conoscete? Hemingway, certo, ha questa storia di fedeltà reciproca con il Floridita, questo bar che si trova a La Habana, dove lui andava e per la prima volta gli crearono un drink dedicato che si chiamava Papa Doble. Doble perché, sapete, lui chiedeva sempre la doppia razione di rum. In questo caso me l'ho messa una sola. Grazie, grazie. Secondo me anche loro la doppia... La gradiva, no, no, ci ubriachiamo. La storia di fedeltà sta nel fatto che dopo tantissime volte che lui andò a bere questo drink diventò Hemingway Special, quindi è il drink che vi ho proposto oggi, facendo però, come si dice, un twist on classic, quindi una piccola rivisitazione, okay, creando quella che è un'area di tabacco ispirata al suo fumare il sigaro, perché lui, certo, scriveva, fumava e beveva, quindi un po' berrò e anche fumerò, praticamente più che altro il sapore, l'aroma del tabacco. Oggi ti sto facendo fare delle pazzie, stai bevendo, stai fumando, vado, squisito, proprio bellissimo. Grazie. Mi piace tantissimo. Sì, meno male. Un applauso. Grazie. Bravi, bravi, bravi. Squisito. Potrei fare un figurone con la maglietta. Sai che su di me può contare. Sempre. Però non possiamo andar via così. No, dobbiamo farci una foto, certo, la foto che poi sarà nella nostra bacheca delle aperistorie. Dobbiamo immortalare questo momento. Vai, facciamo la foto. Vai, faccio io. Lei è bravissima, eh? Esatto. Diventa la macchinetta, l'autoscatto. L'autoscatto, infatti. Un bel sorriso. Vai, 1, 2, 3. Piripi! Ragazzi, siete stati bravissimi oggi, mi avete fatto fare un figurone, proprio un'esplosione di creatività siete stati. Insomma, diciamo che ci hanno aiutato molto con tutti i vostri discorsi, con l'ispirazione che ci avete dato, insomma. Viaggiatore. No, comunque a me piace proprio l'atmosfera dell'aperitivo, così rilassata, questa chiacchierata con persone interessanti, mi piace. Quindi, lo rifacciamo? E certo, lo rifacciamo. Alla prossima peristoria, e chi manca è un... Piripi! Piripi!